Buon pomeriggio, bentrovati a questa edizione flash del TG6 per lasciare spazio e diretta stadio alla partita fra Pescara e Pordenone. Partiamo subito con il nostro giornale, iniziamo dall'emergenza idrica nelle province di Pescara e Chieti, nonostante le precipitazioni degli ultimi giorni. Al centro delle polemiche c'è l'ACA che sprecherebbe circa il 45% dell'acqua potabile. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Quasi la metà dell'acqua che dalla sorgente arriva nelle nostre case viene sprecata. È ancora emergenza idrica nella provincia di Pescara e in quella di Chieti. Al centro delle polemiche vi è ACA, la società che rifornisce 110.000 famiglie pescaresi e 22 dei comuni delle due province. È questo il risultato delle reti idriche vetuste su cui tarda la manutenzione. Il PD chiede trasparenza sui numeri e punta il dito contro la governance della società per azioni. E purtroppo ci sentiamo soltanto rispondere che il problema è la siccità, ma noi non crediamo che il problema sia solo la siccità, anche se è un problema naturale. Che c'è stato, è un problema legato anche alla dispersione di acqua. Noi oggi con un'operazione di trasparenza vogliamo chiedere ad ACA sostanzialmente una cosa: quanta acqua si disperde tra la sorgente e la rete di distribuzione e quanta se ne disperde all'interno della rete di distribuzione? Ci risulta, indagine Istat del 2019, che nella provincia di Pescara si perde circa il 45-50% di acqua. Noi vogliamo capire che cosa è stato messo in campo fino ad oggi, perché dalla lettura di alcuni atti di cui siamo venuti in possesso 2 giorni fa, e parliamo dei verbali del consiglio di amministrazione di ACA, c'è una grande crisi di liquidità da parte di ACA nel secondo trimestre, dovuto naturalmente alla pandemia, e nel terzo trimestre una previsione nefasta legata al problema della siccità. In questa situazione ACA delibera di sottoporre ai sindaci il raddoppio delle figure del direttore generale, cosa incredibile, non un direttore generale, due concorsi per dirigenti e l'allungamento di una figura professionale che si occupa di gare, che avendo compiuto i 67 anni di età, l'ACA si rivolge ad un avvocato, parere legale. Questa persona può rimanere in servizio oltre i 67 anni di età se è dichiarata infungibile come funzione, e il consiglio di amministrazione, dopo aver letto il parere, nella stessa seduta dichiara quel dipendente infungibile. Ci sembra una situazione assurda. Noi vogliamo un ente che distribuisca acqua e non pane, e per questo chiediamo naturalmente ai sindaci del territorio di far sentire la loro voce. Si sta svolgendo nell'Aquilano la seconda giornata di screening di massa per quanto riguarda il Covid-19. Nella prima giornata, cioè ieri, per la ricerca dei positivi asintomatici al coronavirus, in base ai primi risultati sono emerse 12 positività su 1.720 tamponi antigenici eseguiti su base volontaria in 11 comuni la cui popolazione complessiva è di circa 25.000 persone. Casi positivi sono stati accertati in 5 comuni su 11. Le località in questione sono Balsorano, un positivo su 151 test, Cerchio 3 su 40, Magliano dei Marsi 2 su 210, Montereale 1 su 344, Ortucchio 2 su 190, Pesco Costanzo nessun positivo su 55 test eseguiti, nessun positivo anche a Roccapia su 70 test eseguiti, così come in Valle Roveto, a San Vincenzo Valle Roveto 0 su 50, Scoppito 0 su 250, Tione degli Abruzzi 0 su 100 e a Trasacco ci sono 3 positivi su 260 tamponi. Oggi sono impegnati i comuni di Bisegna, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Gioia dei Marsi, Prezza e San Benedetto dei Marsi. Andiamo avanti con il nostro giornale, andiamo a Chieti per parlare della carenza di vaccini che affligge anche il capoluogo. Questa mattina il sindaco Diego Ferrara ha fatto il punto della situazione con il suo assessore alla sanità e alcuni rappresentanti dei medici di famiglia. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti.
carenza di vaccini antinfluenzali a Chieti a poche ore dall'inizio del mese di dicembre. Sono ancora troppi infatti i cittadini che non sono ancora riusciti a vaccinarsi a causa della mancanza cronica di dosi. A lanciare l'allarme è stato questa mattina il sindaco del capoluogo teatino Diego Ferrara, che si è rivolto alla ASL ma anche alla regione Abruzzo. Tutto può essere preso in considerazione: il ritardo della produzione da parte delle ditte farmaceutiche, l'aumento numerico della platea degli eventuali beneficianti di questo vaccino, che quest'anno è arrivato al 50% in più rispetto agli anni precedenti. Però non capiamo dove si trovi l'inghippo nella programmazione e nelle gare fatte dalla regione per approvvigionarsi. Da tenere presente che altre regioni invece stanno in condizioni migliori di noi. Quindi noi continuiamo ad avere fiducia che questi vaccini arrivano, però ovviamente non possiamo non perorare con forza questa situazione, questa fornitura. Per quanto riguarda il centro vaccinale che avevamo già individuato nell'asilo Peter Pan in via dei Vestini e in via Pescara a Chieti Scalo, siamo a buon punto. Io ho parlato questa mattina stessa col direttore generale Shell per riadattarlo come centro vaccinale ed eventualmente in un momento successivo non emergenziale come distretto di base di Chieti Scalo. A Teramo altri 52 casi positivi e 6 dubbi alla scuola Noè Lucidi e altri 6 alla Zippilli, dove 2 classi sono ancora in attesa del risultato del tampone. Questi numeri dell'attività di sorveglianza e tracciamento effettuata dall'ASL teramana sui 2 plessi scolastici dopo la sospensione dell'attività in presenza stabilita con l'ordinanza del comune che scade proprio nella giornata di oggi. Le 2 scuole però riapriranno da lunedì. Si è esaurita la fase di sorveglianza attiva e di monitoraggio di una situazione decisamente preoccupante che ha portato alla chiusura prudenziale dei 2 plessi e all'esecuzione di un'attività di verifica di test che ha prodotto degli esiti particolarmente rilevanti: 52 nuove positività all'interno della Noè Lucidi, più 6 casi dubbi, 6 casi di nuova positività per quanto riguarda la Zippilli, e con 2 classi che attendono ancora un riscontro. La fase di sorveglianza attiva da parte dell'ASL, come dicevo prima, si è chiusa, la fotografia è stata definita, quindi da lunedì, esaurita l'efficacia dell'ordinanza di chiusura, potrà riprendere l'attività didattica all'interno delle 2 scuole. Ovviamente la dirigenza scolastica valuterà le modalità, i termini per lo svolgimento dell'attività didattica, che ovviamente non potrà riguardare quei ragazzi e quei docenti che sono in quarantena in quanto ancora positivi, quindi, oppure in una quarantena dettata dall'ASL. Quindi questa è la fotografia della situazione, la situazione che comunque ci ha portato ad adottare questa scelta in modo corretto, puntuale, 2 settimane fa per la Noè Lucidi, 1 settimana fa per la Zippilli, e oggi consente una ripartenza che non significa che assolutamente si abbandona il controllo e il monitoraggio, tutt'altro. L'amministrazione, e mi sento di dire questo a tutta la comunità scolastica, perché registriamo corrette, giuste preoccupazioni, interlocuzioni dirette anche con le famiglie, con il corpo docente, proseguirà nell'attività di monitoraggio, verifica, controllo insieme alla ASL. Li ringrazio per lo sforzo che la comunità scolastica sta facendo, ha fatto nel corso di queste due settimane. Il monitoraggio andrà avanti e soprattutto chiediamo nuovamente a tutti i dirigenti scolastici del Comune di Teramo, ma di tutta la provincia, di attuare puntualmente e tempestivamente la circolare della ASL del 9 novembre, che meritoriamente, grazie al lavoro di molti dirigenti che si sono adeguati subito, ha evitato la diffusione del contagio anticipando la tutela del diritto alla salute secondo il principio di precauzione, mettendo
mettendo in sicurezza le classi e quindi i nostri ragazzi, quindi il personale docente, anche nel caso di esito caso positivo da tampone privato, che poi è una fattispecie che ha creato grandi problemi. E questa azione prudenziale e prudente, meritoriamente prudente, di tanti dirigenti scolastici ha proprio impedito la diffusione del virus. Per lo sport, la Serie C, seconda trasferta consecutiva per il Teramo, che domani pomeriggio si reca sul campo della Virtus Francavilla per riscattare il passo falso con la Ternana di domenica scorsa. Senza Ilari squalificato, dubbi di formazione soprattutto in avanti per Paci, che recupera Lasic, che andrà in panchina. Gara complicata contro il 3-5-2 pugliese, che ha in avanti una coppia temibile come quella formata da Perez e Vasquez. Vediamo. Dobbiamo crescere su qualche dettaglio, dobbiamo crescere sulla gestione dell'equilibrio durante la partita e poi poco più. La squadra, rimango dell'avviso che ha fatto una buona gara, l'abbiamo perso perché abbiamo sbagliato qualche dettaglio. Ci abbiamo lavorato in settimana e andiamo avanti lungo la nostra strada in maniera molto serena e molto tranquilla. Non ho scelto la formazione come sempre e i dubbi sono quelli, sì, davanti ci può essere qualche dubbio, qualcosa se cambieremo. Però rimango veramente molto positivo perché ho tutti i ragazzi in gamba, che secondo me in questo momento chi gioca, stiamo bene fisicamente, mentalmente, quindi non abbiamo grandi problemi a livello di formazione. Lasic probabilmente sarà un'alternativa per questa partita, perché è rientrato da 3 giorni, ha fatto 3 allenamenti, quindi non so se sarà disponibile per i 90 minuti, però sicuramente a gara in corso può dare una mano. Dal punto di vista tattico dovremmo essere bravi ad interpretare bene la partita secondo quella che sarà la partita. Non so che tipo di partita sarà, il campo è molto stretto, il sintetico è un sintetico nuovo, la palla sarà veloce, scorrerà via velocemente, quindi sarà una partita, credo, sporca, non credo che sarà una partita tecnica. Sarà una partita in cui quei dettagli che parlavo prima possono fare la differenza, falli laterali, punizioni, calcio d'angoli, punizioni laterali. Sono questi i dettagli che dovremmo andare a curare. Perché è una partita diversa? Perché il campo è un campo diverso, è un ambiente particolare. Loro sono una buona squadra, hanno un sistema di gioco, il 3-5-2, che è un sistema che porta a trovare pochi spazi quando loro saranno chiusi. Quindi dovremmo essere bravi ad adattarci a quello che verrà fuori. 0-0 fra Pescara e Pordenone quando siamo al 10° minuto di gioco. Linea che torna a diretta stadio, il TG6 si aggiorna alle ore 19. Grazie e buona giornata.